Questi erano, cioè, questi erano tutti i talenti che avete, ma siete inutili, siete orribili, disgustosi. Scoprite un po' di talenti. Le postazioni. Andiamo alle postazioni. Guarda, male in peggio andiamo. Andiamo alle postazioni. Fosse fake, dato che chiedevi del proiettore. Ah, questo sei attaccata al via al coso, sei attaccata ardito. Bello, grande. Vedo, è tutto perfetto. E poi c'è FIFA. Cioè, tu ti fai letteralmente una stanza che sembra uscita da Life is Strange. Tutte le fotuzze, tutto fatto bello. E il poster di The Last of Us. E poi giochi a FIFA. Allora, porca vacca. Cioè, tu mi vedi su questo schermo gigante. Porca troia, zi. Che schifo! È orribile, è disgustosa! 8! Porca troia, raga, sono peggiorate dall'ultima volta, eh. Vabbè che c'hai l'Xbox e già per quello te meriti di morire. Però, no, ma non c'hai l'Xbox. Questa è Rocket... Ah, ma giochi a Rocket League. Peggio mi sento! Che schifo! 2! 2 Rocket League, 2! Questo che manda? Bella! Carina! Suppongo tua madre sia alle prime armi in strada, se c'hai ancora solo uno schermo. Carina, vedi, vedi il telecomando per le luci. La PlayStation. Il suo profilo. Ha molti profili, quindi scrocca anche dei videogiochi. Bravissimo, molto intelligente. Questo invece che manda? Sdrogo. Bello il computer, bella scrivania. Pensavi che non la notassi? Pensavi che non notassi un Xbox bianca proprio lì nascosta? Bello anche, vedo anche un cable management umano, mi sembra di capire. Una bella sedia. Però c'è l'Xbox 2. Mi dispiace. Oh, Sergio Cali. Porca troia. È letteralmente la mia postazione al momento. Questo è, questa è la postazione base di uno studente di qualcosa. Lui studia nome in codice Gladio. Dossier Gladio. Lui legge, suppongo. Che cazzo stai a fare su Twitch allora? Che tristezza, frate, ma ti hanno rapito? Cioè, ti chiami Napoli, quindi è capace che ti abbiano rapito. Allora, partiamo da una base di meno 5, perché vedo la maglia del Napoli. Allora, pupazzi, sedia dell'Inter, ok? Sei un pochino confuso. Addirittura una bandiera del... cioè, una sciarpa del Manchester e una del Chelsea. Sei molto, molto perso. Questo quante squadre ti fa? Vabbè, questo è Fuse Gamer. Questo è letteralmente Fuse Gamer nascosto. Cioè, questo dillo che hai fatto la foto. La foto hai letteralmente preso il monitor, hai scansato quello che c'è stava dall'altra parte e ci hai ficcato là. Vedo che apprezzi molto gli anime, i libri. È sprecato un monitor lì. Se tu levi il monitor, sai qui che cosa ci entra? Qui ci entra una sculturina. Qui tu ci metti una bella sculturina, spendi una piotta di scultura e te ci ficchi in bel, che cazzo ne so, il busto dei Mussolini. No, non ce lo può mettere il busto dei Mussolini, perché lo deve poggiare, non lo può attaccare all'insopra. Quest'altro invece, no, ecco, usi il verde, sei stronzo. Sei stronzo, levati dai coglioni. Il prossimo mese non mi fai il sub, eh? Il prossimo mese, porco dio, il sub lo fai a TT2 se usi il verde. Ah, ma questo è l'Xbox. Vabbè, allora dai, next. Lo posso cancellare? Lo posso? Segnala come non letto? No, non posso. Aggiungi un'erazione. Gli posso anche rispondere direttamente? No, vabbè. Sì, esatto. Postazione da 1,5. Non è vero. Perché questa postazione ha tutto. Ha lo schermo rialzato. Mi piace che lo schermo sia sopra un termosifone, così che si becca tutto calore e prima o poi si fonderà probabilmente. PlayStation tenuta per farla respirare su palesemente il pezzo di metallo che usi per metterci il portatile. Portatile quindi messo a rischiare direttamente sulla scrivania. Ottimo. Presa per ricaricare con molte USB-C. Questa postazione è una postazione da 9,5. Però hai il Mac. Hai fatto sterrorone. C'hai il Mac. Potevi prendere un portatile base e invece c'hai il Mac. Non sono molto fan del Mac, quindi da 9,5, 3,5 di postazione. Però comunque meglio di 1,5, onestamente. Signor Cotoletta! Signor Cotoletta! Mi piace! Molto base, molto minimale, mi piace qui Los Angeles, New York, il cazzo che è! Cassa JBL, mi piace!
un bel caffè di Starbucks per rimanere in tema con quello che effettivamente proponi a chi guarda la postazione. Belli gli sfondi, belli gli schermi, monitor messo lateralmente, non davanti allo schermo, ottima la tastiera, voto 6. Bellissima postazione. Oh, ne abbiamo una. Oh, iniziano quelle un po' calienti. Iniziano 3 schermi, monitor rainbow. Mia stream, il maestro, che va molto, vedo le motte del Marzone, mi fa piacere. Una tastierina molto piccola, devi avere le mani piccole. Mi piace quando le persone hanno le mani piccole. Vedo un'asta probabilmente del microfono, non voluta far passare davanti perché evidentemente messa male e avrebbe rovinato la foto. Vedo un bel mouse, una bella postazione, bella larga. Qui ci stai molto bene, ci stai molto comodo, riesci a tenere l'occhio su tutto. 5 e mezzo pieno. 5 e mezzo letteralmente pieno. Bellissima postazione, bravo. Ah, come ti fa Genoa? Da dove le vedete che tifa Genoa? Arca troia. E questo è un dramma, ragazzi. E tifa Genoa, vabbè, gli leviamo un voto. 4 e mezzo, dai. Tantissime domande, ma la prima, penso la più importante sia: ma quello sopra è un soffitto o è un letto a castello? È il letto, perché se è il letto è bellissimo. Cioè, tu tecnicamente sei proprio in un rifugio. Mi piace la sedia, mi piacciono i due schermi, mi piace la luce, bella, elegante, sexy, bel computer, sembra intrigante. Sufficienza piena, 6 meno. Ah, oh, uno che ci mette un po' di luce. Fammi vedere, uno schermo. Cioè, te occupa 3/4 di scrivania sto cazzo de monitor. A PlayStation messa bene. Bruttissima, questa è orribile. Tazza del Milan. Guarda, solo perché sei nato milanista e quindi sei nato zellato, io ti aggiungo 2 voti. Ti avrei dato 3, ti do un bel 5 pieno. Come c'hai il caricacontroller? No, e allora però te le cerchi, pezzo di merda. Te le cerchi se c'hai. No, no, non è il caricacontroller questo. Questo... un altro milanista. C'è il caricacontroller? Non ce l'ha il caricacontroller. Fazzoletti per le pippe, più un voto. Tastiera brutta, più un voto. Monitor che non ti occupa tutto lo spazio, più un voto. Rischio del tavolo di vetro, più 2 voti. Foto di famiglia, meno 2 voti. Il portacuffie, come il portacuffie? Ah, eccolo. 1. Niente, back to back, 1 di voto a questa postazione e a questa postazione. C'è un della tecnologia qui, per poi avere un monitor del 1981 probabilmente. Su sto monitor ci si mandavano i messaggi tedeschi e gli inglesi durante la guerra. Non so. E quest'altro è uno stronzo. Questo invece è un pezzo di merda. Che cosa è successo? Cosa è successo? Ti è entrato Fuse Gamer in casa, si è messo a registrare un video. Oh, vediamo quest'altro. Oh, un Apple Engine. Non pensare di riuscire a farmi diventare buono solo perché hai messo Peggle sullo schermo in verticale. Il primo schermo in verticale. No, non neanche la guardo, ma nemmeno la guardo. Dei monitor. I monitor non devono stare in verticale. A meno che non gli dai un senso. E tu questo senso non glielo stai dando, palesemente. Perché hai roba dell'Apple. Quindi nemmeno lavori. Pezzo di merda, figlio di puttana, appolaro del cazzo. Ho iPhone, AirPods Max... e... Zoom mattina. E da poco ho comprato anche un Mac. Big Ciola invece, a lui non frega un cazzo di essere povero, perché lui ci vuole schiaffare letteralmente tutto in faccia. Accanto un bel monitor, bello il fatto che stai vicino al termosifone, così d'inverno riesci anche a stare al caldo. Sei un vincente ed è importante. Io non voglio nessun tipo di persona fallimentare nella vita che mi segua. È un peccato che hai le lattine di Monster, perché sei evidentemente un po' rincoglionito. Però ci possiamo anche passare sopra nel momento in cui, che in un modo o nell'altro, sei riuscito a comprare una scheda grafica. E questo ti fa più onore di qualsiasi cosa. Postazione bella, peccato per l'arancione. Voto 6,5/7. Prossima postazione, questa. Apprezzo il throwback. Ti piace la ciola?
Ma tanto se vedi Blue Lock, tappetino colorato, perché giustamente hai detto, cioè, gli devo dare un po' di colore a sta cosa, anche perché c'hai i muri arancioni e questa cosa è terribile. Il PC messo storto, che se sando guarda, te guarda in faccia, sarei brutto come la fame. A PlayStation nascosta da un'altra parte, te dirò, l'ha impostata bene. Questa è una postazione da 4 e mezzo. A poterlo fa, Mogus. Tu, cioè, scusa, tu letteralmente, questa è una cosa, questa è fantastica. Sedia palesemente rubata dal giardino del tuo palazzo, e mi piace. Sedia di plastica, che se te ci siedi troppo, ti si sfonda ovviamente subito una di queste, di queste gambe, e va benissimo. E in più, palesemente tu ti giri, giochi, ti rigiri, dall'altra parte ci sta un tavolo con almeno 3 vecchi che stanno a giocare a briscola e stanno a beve gli Aperol. Mi piace. Ultima postazione. Questa è la postazione della... è la postazione de mia madre. Ma sta in cucina. Ma sta nello sgabuzzino dove vai a prendere le cose per pulire la casa. Ma come c'è sta un passeggino? Questa è la mia. Sì, con questa ho fatto 20... Questa è la postazione di un uomo che gioca a FIFA e fa 20-0. C'è il barattolo dove pisciare per portare a fare l'analisi delle urine. Questa è brutta vera. Ma c'è il secchio d'acqua qui. Come ce l'avevo io in cantina. Ma questo è un throwback. Mi sta hittando direttamente qui al cuore. Questa postazione è da 10. Però giochi a FIFA, quindi perdi 5 voti. Quindi l'unico 10 di oggi delle postazioni. Sull'ultima postazione si prende un 5. Ah, io sono il Pablo. Non mi fotti questa tipa, non le hablo. In 2 secondi prova a prendere...